Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati, l'avete richiesto a gran voce ed eccovelo qua. Oggi facciamo un bel tutorial step by step su Compound Finance, l'applicazione di DeFi, quindi di finanza decentralizzata, della quale abbiamo parlato nell'ultimo video che era proprio dedicato alla DeFi e alle rendite passive, che ci permette di prendere in prestito delle criptovalute utilizzando un collaterale oppure di utilizzare le nostre criptovalute come collaterale, guadagnandoci sopra un interesse annuo fino al 10-11% anche, e tra poco vedremo come. Quindi oggi facciamo una breve introduzione su che cos'è Compound, di pochi minuti giusto per capire meglio la piattaforma, e poi un tutorial dove andremo ad utilizzare il Ledger Wallet come strumento insieme al nostro browser, interagiremo con questa dApp e impareremo a prendere un prestito e a fornire un prestito, quindi guadagnando l'interesse. Vi consiglio, se non l'avete fatto, di recuperare nel frattempo il mio video sulla DeFi e sulle rendite passive in cripto tramite DeFi, perché vi introduce un po' questo mondo, altrimenti alcuni concetti vi potrebbero essere difficili. Ve lo lascio per questo motivo qua in alto a destra. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like, so che apprezzerete questa serie, molti di voi sono già gasati e quindi dimostratemelo con questo like che gasate anche me. Iscrivetevi mi raccomando al mio canale, cliccate la campanellina per non perdervi nemmeno un video e essere sempre sul pezzo, e se volete essere ancora di più sul pezzo seguitemi anche sui vari canali social, trovate tutti i link in descrizione. Andiamo a vedere come funziona Compound. Allora, che cosa vi serve per iniziare ad usare Compound? Il browser, che può essere anche Chrome, ma io sto usando Brave, ma non serve per forza Brave, e un wallet supportato, che può essere il Ledger, come sto utilizzando io in questo momento, ed eccolo che ve lo mostro, oppure MetaMask, oppure un altro wallet compatibile, come può essere Eido Wallet o Coinbase Wallet. Allora, la prima cosa che c'è da fare è andare sul sito compound.fi. Per chi non se lo ricordasse, Compound è un'applicazione di DeFi, quindi di finanza decentralizzata, che permette di istituire una linea di credito debito tra due interlocutori, chiamiamoli così. Il borrower, ovvero colui che prende in prestito i fondi da qualcuno, ed il lender, ovvero colui che presta i fondi a qualcuno. Questa linea di credito viene istituita tramite uno smart contract che si trova al centro e gira sulla blockchain Ethereum, ok? Quindi si può utilizzare con Ether e i token ERC20, come vedremo tra poco. È un prestito collateralizzato. Cosa significa? Significa che se io voglio prendere in prestito dei fondi, devo dare un collaterale a garanzia. Questo collaterale avrà un controvalore molto superiore ai fondi che prendo in prestito, semplicemente appunto per motivi di sicurezza, in quanto la piattaforma si deve assicurare che io non diventerò insolvente. Prendo in prestito $100, deposito Ether con un controvalore di $150. Appunto, il collaterale è maggiore dell'entità del prestito, over collateralization si chiama. Nel momento in cui il borrower vorrà andare a ripagare il suo debito, andrà a restituire il prestito più una commissione, sbloccherà così il collaterale che gli tornerà indietro e il lender riceverà appunto il suo capitale più la commissione maturata. Cosa può succedere? Cosa può andare male? Allora, due cose possono andare male: che il borrower non ripaga mai il prestito, ma la piattaforma mi garantisce perché c'è il suo collaterale, e quindi nel momento in cui non viene ripagato il prestito nei tempi prestabiliti, allora la piattaforma sblocca il suo collaterale e me lo passa a me che sono il lender. Numero due, che il collaterale crolla in controvalore. Supponiamo che il prestito è collateralizzato in Ether crolla all'improvviso di valore, il collaterale rischia di valere meno del prestito. Questa è una condizione da evitare assolutamente, e per questo motivo, quando si avvicina il valore del collaterale al valore del prestito, la piattaforma forza la liquidazione, obbligando chi ha preso in prestito i fondi a ridarli, pena la perdita del collaterale che va al lender, perché così viene assicurato che i suoi fondi gli rimangono e che non li ha persi perché per causa insolvenza. Quindi queste sono le basi. Come si utilizza? È veramente semplice, come vedrete. Io oggi vi faccio vedere come si usa direttamente dal Ledger con un browser, ma come
come vi ho detto, si può semplificare ancora di più utilizzando dei wallet come ad esempio Coinbase Wallet. Dal sito compound.finance clicchiamo app e ci viene aperta appunto la dApp in realtà di Compound. Allora, Connect Wallet, prima cosa, vedete qua c'è da scegliere Coinbase Wallet, Ledger o MetaMask, ci vengono mostrati. Occorre sbloccare il Ledger innanzitutto con il PIN e aprire l'applicazione di Ether, Ethereum. Attenzione, bisogna verificare che contract data e browser support siano abilitati. Come si fa? Allora, aprendo l'applicazione Ethereum, vedete che c'è il pulsante settings, se andate un po' a destra. Se lo aprite, vedete contract data e display data. In realtà a noi basta fare allowed su contract data. Eccolo qua, vedete? Ora mi fa scegliere l'address che voglio utilizzare per collegarlo a Compound. Io ne ho due, allora utilizziamo Ledger Live e questo address, ok? Vi viene mostrato il balance, seleziona. Ecco qua, vedete, abbiamo aperto la dApp e siamo collegati con il nostro address, con il wallet che abbiamo selezionato. Attenzione, Compound non farà nulla, nessuna transazione senza che voi la autorizziate dal Ledger. Attenzione, non è che se cliccate nel punto sbagliato perdete i soldi, perché ovviamente l'autorizzazione a far partire una transazione, la firma della transazione, dovete farla voi con il Ledger, quindi non vi preoccupate. Questa schermata ci mostra le coin, i token che si può prendere in prestito o prestare. Abbiamo BET, abbiamo DAI, Ether, Augur, USDC, WBTC, cioè Wrapped BTC, e 0x, per ora ci sono queste, poi è pianificato di l'aggiunta di altre in futuro. Ve l'ho detto, sono gli ERC20 perché funziona sulla blockchain Ethereum. Quindi, cosa vediamo qua? Allora, market size significa quanta liquidità c'è in Compound, quindi quanto è vincolato nello smart contract. Supply APR è la annualized percent return, quindi il rendimento annualizzato in supply, quindi in prestito. Se io presto DAI, in un anno avrò il 6,36% di ritorno, ok? E borrow APR invece è la fee che io pago se prendo in prestito, sempre annualizzata, ed è maggiore della supply APR. Facciamo un esempio. Allora, se io voglio diventare borrower, quindi prendere in prestito fondi, devo cliccare innanzitutto enable borrowing. Se io clicco qua, vedete, nello stesso istante sul ledger vedo comparire delle indicazioni che devo approvare tutte quante, in quanto c'è un smart contract col quale sto interagendo e al quale devo inviare una transazione di 0 ETH però contenente dei dati, quindi io dovrò pagare una piccola fee, in questo caso 0,00356 ETH, accept and send, ok, io ho mandato la transazione, vedete che enable borrowing è diventato, insomma, sta sbrilluccicando un po', perché appunto io sto inviando la mia transazione alla rete Ethereum, che quindi la recepirà, la elaborerà e mi sbloccherà la possibilità di diventare borrower. Eccolo qua, borrowing power 0. Come funziona il procedimento? Allora, supponiamo di voler utilizzare Ether, visto che ce li ho nel mio wallet. Veniamo catapultati, vedete, in questa schermata, dove supply balance è a 0 al momento, borrow balance è a 0, borrowing power è a 0. Perché? Perché io non ho ancora depositato fondi sullo smart contract di Compound. Quindi la prima cosa che devo fare è proprio andare a depositare degli ETH sullo smart contract, quindi andare a fornire collaterale. Poi quel collaterale potrà essere utilizzato da altri per prenderlo in prestito, o da me come collaterale che appunto mi garantisce borrowing power, quindi la possibilità di prendere prestiti. Andiamo a vederlo nella pratica. Vedete, se io clicco borrow 0 non posso fare nulla perché non ho borrowing capacity. Se io clicco supply, vedete, mi dice quanti ETH ho disponibili. Se io ne metto qua ad esempio 1, mi dice supply value, il controvalore in dollari. Borrowing power, vedete che è minore. Perché? Perché
collateral factor 75%. Significa che c'è un over collateralizzazione laddove la mia borrowing capacity incrementa del 75% del collaterale che ci metto. Quindi facciamo un esempio con una minor quantità di Ether, 0.1 supponiamo, andiamo a depositarli facendo supply. Quindi di nuovo sul mio ledger mi viene mostrata la transazione da inviare, opla, inviata, ed eccola qui, vedete, transactions, la vediamo in coda. Allora, supply value, $18.15, 0.1 ETH, borrowing power è incrementato, quindi vedete che adesso io posso prendere in prestito $13.61, dell'interesse guadagnato è quello che io vado a guadagnare con il supply APR, quindi lo 0.04% l'anno, che ovviamente è una cosa totalmente trascurabile. Perché? Perché l'Ether è più utilizzato appunto come collaterale che come qualcosa di preso in prestito, capito? Perché chi vuole prendere un prestito solitamente prende in prestito i DAI. Cos'è che mi dice che prende in prestito i DAI? Il fatto che, vedete, c'è un APR decisamente più alto, del 6.36%. Io, infatti, adesso ho un borrowing power di $13.61, posso prendere in prestito anche i DAI. Allora, qua la prima cosa che devo fare è abilitare DAI, perché ogni asset va abilitato uno alla volta, sempre andando a verificare di nuovo la transazione sul mio ledger. Ecco che vedete comparire Enabling DAI, proprio perché ho confermato sul ledger la transazione che dice allo smart contract di abilitarmi all'utilizzo di DAI, ovviamente sia lato prestito che lato borrowing. Eccoci qua, vedete, supply e borrow. Ovviamente supply, io non avendo DAI nel mio wallet non lo posso fare, però se lo facessi sarebbe come con ETH, quindi esattamente come ho fatto prima. Io fornisco DAI alla piattaforma, utilizzabile poi dagli altri per essere preso in prestito. Lo utilizzo quindi come collaterale e io ci guadagno sopra il supply APR. Se invece io lo voglio prendere in prestito, utilizzo il mio borrowing power. Vedete, posso cliccare borrow e posso dire safe max, che è, vedete, un po' di margine, viene, cioè non viene utilizzato tutto il mio borrowing power, ma viene lasciato un po' in liquidità proprio per essere safe, quindi per non rischiare la liquidazione. Attenzione che quando il mio borrowing power diventa zero o meno, liquidation, ovvero forzata la rimozione del collaterale, cosa che non deve accadere. Quindi questo è per quanto riguarda il prestito. Una volta che ho terminato tutto e voglio ritirare i miei asset, supponiamo che da qui è passato un anno, ho fatto maturare il mio interesse, che su ETH sarebbe veramente basso, ma lo voglio ritirare, io faccio withdraw, semplicemente, vedete, amount max, ritiro tutto, mi ritorna tutto il mio ETH sul mio wallet, mi viene azzerato ovviamente il borrowing power, chiaramente se ho dei prestiti aperti prima li devo rendere, altrimenti rischio di togliere il collaterale e rischiare la liquidazione io. Una volta fatto withdraw, di nuovo devo verificare dal ledger la mia transazione. Ecco, vedete, withdraw tokens è pending, quindi una volta confermata la transazione i miei ETH tornano a casa. Io l'unica cosa che ho speso è un po' di fees ogni volta che ho utilizzato una funzione del contract, ma fidatevi, sono fees estremamente basse, quindi non vi preoccupate di questo. Eccoli, i miei token sono ritornati a casa, il mio supply si è riazzerato, borrowing power azzerato, e quindi questo è quanto su Compound. Ultimo appunto importante riguardo ai tassi, sono variabili nel tempo in base ovviamente alla domanda e all'offerta. I tassi più alti chiaramente sono sulle stable coins, che sono quelle che la gente ha maggiore interesse a prendere in prestito, perché le può utilizzare come liquidità, magari per aprire posizioni in leva. Uno fornisce collaterale, riceve stable coins, le utilizza per comprare altri token, e quindi è una sorta di posizione in leva, oppure ci può fare tutto quello che vuole, insomma. Però ovviamente le crypto vengono usate come collaterale, intese come coins, mentre le stable coins come liquidità, ed è ovvio, quindi secondo me, che vengono prelevate. Infatti hanno i tassi più alti. I tassi, guardate DAI ad esempio, cambiano nel tempo. Il 30 di settembre eravamo all'8.23, adesso è un po' calato. Dipende tutto ovviamente da quanta domanda
domanda c'è nel prestito della coin stessa. Che dire, se avete domande, dubbi o quant'altro, ponetemeli nei commenti e sarò più che felice di rispondere ad essi. Spero che vi sia risultato interessante. Continueremo con questa serie dedicata sia alla DeFi che alla rendita passiva, anche extra DeFi, diciamo così. E intanto spero che vi sia interessato questo video. Ragazzi, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!